Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di occhi e per farlo abbiamo il piacere di aver invitato la dottoressa Cristina Bona. Buonasera dottoressa, benvenuta. Buonasera Nina e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dottoressa Bona, che piacere rivederla. Quindi oggi ci concentriamo sui nostri occhi, sulla bellezza degli occhi. Cosa possiamo fare per diventare più belle? Beh, ci sono tantissime cose che si possono fare sulla regione orbitaria. In realtà si possono affrontare gli occhi da tanti punti di vista disciplinari, dalla chirurgia alla medicina estetica e anche con l'uso dei laser. Diciamo che la cosa più conosciuta è la chirurgia palpebrale, la blefaroplastica, è chirurgia dell'occhio, ma oltre a questo tipo di chirurgia ne parleremo anche di altri sistemi per migliorare la regione orbitaria. Quindi dottoressa, per prenderci cura dei nostri occhi, per migliorare quindi questa piccola parte del nostro volto, in realtà ci sono tanti modi per poterlo fare. Quindi abbiamo la blefaroplastica, abbiamo il laser e anche in medicina estetica, cioè possiamo utilizzare il riempimento. Lei ci ha fornito delle immagini dove andremo a vedere i risultati, così che lei ci possa dire tramite quale metodo sono stati effettuati. Vediamoli. Ecco, in questa immagine chiaramente è stata fatta una blefaroplastica ed è una chirurgia palpebrale che prevede la rimozione della pelle dalla palpebra superiore e dalla palpebra inferiore e lo svuotamento delle borse grassose relative. Meraviglioso. Soprattutto ovviamente le borse grassose della palpebra inferiore, che sono quelle più fastidiose, ma anche le piccole borse grassose che si trovano nell'angolo interno dell'occhio, si chiama canto interno ed è proprio la regione dell'occhio vicino al naso, nella palpebra superiore. Ecco, qui si vede molto bene l'effetto del risultamento in un uomo di 60 anni. Sì. Grazie per avermi concesso di mettere l'immagine così in pieno viso. In realtà è un paziente americano e in questo caso è molto rappresentativo, si vede come l'approccio chirurgico della palpebra, soprattutto inferiore, vi ha un effetto di giovamento molto forte. La cosa importante nella palpebra inferiore non è la rimozione cutanea eccessiva, anzi io rimuovo sempre pochissima pelle dalla palpebra inferiore, ma è di mettere in tensione i tessuti, quindi in particolare di mettere in tensione il tarso, cioè la porzione inferiore della palpebra, perché le tensioni e i riempimenti queste regioni dà un aspetto giovanile all'occhio. Ecco, anche in questa paziente sono intervenuta chirurgicamente, rimuovendo la cutanea eccessiva dalla palpebra superiore. Quello che vi dà questa sensazione di freschezza è la plica palpebrale ben rappresentata. Io ci tengo molto che questa plica sia ben rappresentata e ben definita, perché se si eccede nell'asportazione cutanea si perde la plica e la plica fa parte della giovinezza. Adesso non si fa più come una volta, le tecniche chirurgiche sono sempre le stesse, ma quella che è cambiata è la concezione, il sistema con cui si lavora. Non si porta via troppa pelle, non si svuotano troppo le borse grassose, perché il riempimento delle aree fa parte anche della giovinezza, per cui bisogna dosare quanto si porta via e quanto si lascia. L'asportazione di eccessiva pelle può dare questi effetti indesiderati della blefaroplastica e quindi bisogna sempre fare molta attenzione, è meglio lasciare un pochino di più che asportare in eccesso. In questa paziente, oltre alla blefaroplastica tradizionale, ho aggiunto anche un lifting del sopracciglio, quindi attraverso un piccolo taglio sopra il sopracciglio nascosto tra le ciglia, che come potete vedere non si nota nemmeno, ho innalzato il sopracciglio perché era troppo basso. Se io avessi asportato solamente la cute palpebrale, avrei rischiato con la fase cicatriziale di abbassare ulteriormente il sopracciglio. Quindi bisogna sempre fare una valutazione attenta della paziente prima di operare, valutare se è sufficiente asportare solo la palpebra, se bisogna anche intervenire sul sopracciglio. Dottoressa, sembra che lo sguardo dei suoi pazienti sia completamente cambiato, ringiovanito. È vero, cambia lo sguardo? Allora, in realtà io riporto l'occhio ad una fase precedente, quindi non cambio la forma dell'occhio,
cominciamo a parlare di cambio di forma d'occhio quando comincio a intervenire con dei lifting del sopracciglio diretti, oppure quando intervengo con un lifting del terzo medio attraverso un'incisione a livello del cuoio capelluto, entro con le fibre ottiche, scollo e alzo la regione del sopracciglio. Allora cambio anche proprio lo sguardo, cambio la forma dell'occhio. Ma se io faccio una blefaroplastica tradizionale senza altre procedure aggiuntive, non cambio la forma dell'occhio, lo ringiovanisco solamente. Quindi con la blefaroplastica non cambia la forma dell'occhio, rimane invariato, dando però, abbiamo visto, un aspetto completamente diverso, dottoressa, perché è incredibile i suoi pazienti come abbiano cambiato, come abbiano migliorato, sembrano molto molto più giovani. Sì, assolutamente rinfresca l'aspetto del viso, l'occhio dà tantissimo sul viso dal punto di vista del ringiovanimento. Ecco, ribadisco il concetto che sempre di più si tende a non svuotare eccessivamente le palpebre, addirittura spesso si può inserire del grasso, come avevo parlato la volta precedente, sulla palpebra superiore, perché l'ingrigidimento della palpebra dà una sensazione freschetta e giovinetta. Dottoressa, per quanto riguarda le occhiaie, invece, queste possono essere migliorate con quali tecniche? Allora, le occhiaie sono dovute a due problemi principali. Uno è il colore scuro che noi possiamo vedere spesso nella palpebra interiore, l'altra è l'occhio scavato. Allora, il primo problema, il colore scuro, è dovuto ad un deposito di emosiderina. Per questo tipo di problematica estetica, nulla si può fare perché i laser che schiariscono le macchie agiscono solo sulle macchie da melanina. Invece le macchie che noi vediamo, le macchie scure sotto gli occhi, sono, come ho già detto, un deposito da emosiderina e non si può fare nulla. Però si può invece migliorare lo scavo della palpebra inferiore, cioè l'occhio scavato, e quindi riempendolo la parte inferiore dell'occhio prende luce e si vede meno anche il colore scuro, come possiamo vedere nell'immagine. Ecco, potete vedere nella palpebra superiore, io ho riempito lo scavo, non ho fatto nulla per il colore scuro, ma riempendo ho messo in luce la pelle e il colore scuro si vede molto meno. In questa paziente invece ho agito con un'altra tecnica differente, con il laser. Il laser che si usa in questi pazienti si chiama CO2 frazionato, un laser frazionato che fa dei microfori sulla pelle dai quali avviene la rigenerazione. È un concetto molto più recente rispetto alla chirurgia e non è un concetto di asportazione, ma di cambiamento della qualità della pelle. Quindi due concetti fondamentali che sono stati aggiunti alle vecchie tecniche chirurgiche sull'occhio sono stati quelli di riempimento degli spazi vuoti per dare turgore ai tessuti e miglioramento della qualità della pelle che si ottiene appunto con il laser. Ecco qui si può vedere bene il recupero dopo il laser dell'occhio e il miglioramento della qualità della pelle. Quindi noi abbiamo un approccio multidisciplinare all'occhio, la chirurgia, la medicina estetica e il laser. E possiamo scegliere quale procedura seguire o eventualmente se abbinare tutte e tre, perché no? Per dare ancora di più un aspetto migliorativo all'occhio. Quindi, dottoressa, abbiamo molte frecce al nostro arco, quindi la cosa importante che rimane da fare è quella di scegliere il professionista giusto. Sì, assolutamente. È una scelta che deve essere fatta con molta attenzione. Ricordiamoci che tirare via pelle non migliora la qualità, quindi bisogna scegliere quale delle due cose si deve procedere. Tante volte non serve la chirurgia, ovvero l'eccesso cutaneo è talmente poco che conviene invece agire sulla qualità. Dottoressa Bona, per quanto riguarda le cicatrici, queste si tolgono, rimangono visibili? Come funziona? La cute palpebrale, a differenza di tutte le altre aree del viso, ha una capacità guaritiva eccezionale. La cicatrice, infatti, è già praticamente invisibile a 10 giorni dall'intervento, ad occhio nudo si fa fatica a distinguerla e quindi questo ci permette di tagliare tranquillamente.
Dottoressa, quindi visto che le cicatrici praticamente non si vedono, diventa anche una cosa semplice per gli uomini da fare, visto che loro non si truccano e quindi non hanno modo di coprire, però non fa nulla visto che non rimangono. Assolutamente sì, è un intervento richiestissimo dagli uomini proprio per questa non visibilità delle cicatrici e per il fatto che c'è una ripresa relativamente rapida. Permette di dare un risultato che non è visibile e importante nel caso di un uomo di fare molta attenzione nella asportazione cutanea per non dare mai gli effetti naturali che sarebbero adottabili. Dottoressa, dopo un intervento di blefaroplastica, quali sono i tempi di ripresa? Considerando che io asporto i punti al sesto giorno, al settimo giorno ci si può truccare e se uno deve organizzare una cena importante deve essere assolutamente presentabilissimo, anche il decimo giorno lo può fare. Quindi sono tempi di ripresa molto rapidi. Eh sì, rapidi e i risultati eccellenti, dottoressa. Io non smetto di farle complimenti perché trovo che lei faccia dei lavori veramente eccellenti. La voglio ringraziare, dottoressa, per continuare a contribuire alla nostra trasmissione. Grazie per essere stata con noi oggi. Grazie Nina e buona serata a tutti i telespettatori. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.